38.000 persone hanno manifestato a Berlino il 30 agosto scorso contro le restrizioni legate alla pandemia, al coronavirus. Lo stesso tipo di manifestazione si è ripetuto in altre città europee, un migliaio di persone a Zurigo, 300 persone a Parigi e persino in Italia. Il 5 settembre scorso a Roma si sono ritrovate circa 1.500 persone per negare l'esistenza del coronavirus e protestare contro quella che per loro è una dittatura. Ben ritrovati, riprendiamo finalmente i nostri video settimanali e ci saranno anche delle novità di cui parleremo più avanti e non possiamo non farlo prendendo spunto proprio dalle notizie di queste ultime settimane, quando si è visto durante l'estate, quando diciamo così, i controlli si sono un po' allentati, l'epidemia ha cominciato a risalire, ci sono stati molti più casi di contagio, molte più vittime, no? Purtroppo il lockdown non è stata una situazione piacevole, speriamo proprio di non ripeterla, ma è stata fondamentale per contenere, per tenere basso il numero delle epidemie, in un momento in cui gli ospedali erano pieni di malati, non si riusciva più a portarli via, addirittura non si riusciva a portare via i morti e quindi bisognava organizzare, lo abbiamo visto, spaventosi, no? Questi file lunghissime di bar e poi portate via addirittura dai camion a Bergamo, sono immagini che non dimenticheremo. Ebbene, ci sono persone che questa situazione la negano completamente, cioè persone per le quali non sarebbe successo niente, o meglio, sarebbe stata tutta una messa in scena, tutto quello che è successo, non ci sarebbero stati morti, ah sì, magari sono morti per altri motivi, ed è veramente sconfortante sentire parlare alcune di queste persone. Io ci sono stato nelle terapie intensive, sì, con fanpage negli ospedali del nord. Lei veramente crede che quei morti in Alta Italia, quei morti sono morti di Covid? Sono meno, palle, secondo voi? No, non ci sono proprio morti. Ci credi nelle bare di Bergamo? Nelle immagini che sono state diffuse? E come mai che sono bare di Lampedusa? Lo sai che erano bare di Lampedusa quelle che erano state? No ragazzi, vuoi sentire? Allora, non le vuoi vedere? E la foto ma no, le vuoi vedere diverse, le foto? Dai, diciamo. No, non erano diverse, guarda. Vedere, la stessa ma foto. No, non posso adesso guarda, perdere te. Chi sono dunque queste donne, questi uomini che si ritrovano per protestare contro qualcosa di non ben definito in effetti, sia a Berlino, sia nelle altre città, sia in Italia, a Roma, è difficile mettere così un'etichetta, no, a queste persone, chiamarli negazionisti è comodo perché molti di loro in effetti hanno questo atteggiamento, però è solo un'etichetta, sono persone diverse che hanno motivazioni diverse, che si trovano in queste piazze per appunto manifestare qualcosa che evidentemente le mette moltissimo a disagio, le spaventa. Si sta facendo questo ai bambini, i bambini non si toccano e nel sistema non ci devono entrare. Assolutamente. Che cosa avete paura basta che possa accadere? Basta i banchi con le rotelle, basta le mascherine, il distanziamento. Ma psicologicamente che cosa ci state facendo ai nostri figli? I nostri figli, ma voi li avete figli? Ne avete figli? Voi, si vede che voi figli non ne avete. Negazionista di che cosa? Che cosa sto negando io? Solo per venire in una piazza a esercitare il mio potere democratico di parlare, va bene? Vengo etichettati in questa maniera. Veniamo da Venezia e siamo venuti a fare questo promuovere questa manifestazione. È questa giornata di voglia di libertà, voglia di non avere più costrizioni, togliere queste mascherine. Ma lei perché mette la mascherina, scusi? Siamo in piazza anche per testimoniare contro i professionisti dell'informazione. Chi è il violento? Chi è il criminale?
succede un po' con tutti i cosiddetti negazionismi, no? Ci sono motivazioni diverse per negare qualcosa che è un fatto che per il resto del mondo, per tutti quanti, è un fatto accertato. Pensiamo alla cosa più assurda, quelli che sostengono che la Terra sia piatta contro tutte le evidenze esistenti al mondo. Allora, all'inizio si diceva che potevano essere dei troll, dei burloni, invece no, ci sono persone che davvero sono convinte o vogliono credere che la Terra sia piatta, lo abbiamo visto, c'è chi addirittura ha perso la vita nel tentativo di dimostrare o di verificare la piattezza della Terra. Sono persone che hanno una radicata convinzione che le fa sentire in qualche modo speciali, sia quelli che negano che siamo mai stati sulla Luna, appunto i terrapiattisti, quelli che negano la teoria dell'evoluzione di Darwin, chi nega il riscaldamento globale, chi nega l'olocausto e adesso chi nega il coronavirus. Voi le mascherine le indossate mai? No, mai. Mi abbraccio tutti, mi bacio tutti, cammino dappertutto senza mascherine. Acidosi. Entrare, acidosi. Le mascherine non servono a niente, servono solamente per imporre una dittatura sanitaria. Togliti quella mascherina, non serve a niente, non c'è il virus. Sono tutte persone che in qualche modo o sono, come dicevamo, no, spaventate da qualcosa che non riescono a capire, che non possono controllare, perché effettivamente è così. I pericoli che provengono dalla natura non si possono controllare, si potrebbero prevenire magari, ma controllare purtroppo non è così semplice, ci vuole del tempo, ci vuole tanto impegno, tanto lavoro e tanta scienza soprattutto. Oppure ci sono persone che hanno visto la loro vita devastata da questa situazione, hanno perso magari il lavoro, non possono più lavorare, quindi sono giustamente arrabbiate e cercano qualcuno contro cui sfogarsi. Non potendo sfogarsi contro un virus che è invisibile, si sfogano contro chi ha cercato di contenere questo virus, cioè con chi il governo in questo caso ha imposto un lockdown che ci ha tenuti in casa e che, come dicevamo prima, ha permesso di ridurre tantissimo la diffusione del virus. Fascista imporre ad un paese una banda di cialtroni che ha messo agli arresti domiciliari un popolo e scarcerato i mafiosi. Oggi qui non c'è una manifestazione polipartitica, lo sappia quell'asino di Zingaretti. Ma naturalmente non è questa la storia che queste persone si raccontano e allora preferiscono credere che ci sia un complotto globale, un tentativo di imporre una dittatura, un tentativo di mettere il bavaglio, no? In questo caso la mascherina viene proprio presa come simbolo del bavaglio imposto da quella che loro vedono come una dittatura. La cosa divertente è che non le riesce perché le mascherine sono ignifughe. E perché succede questo? Perché ci sarebbe il fantomatico piano del nuovo ordine mondiale, che è una parola che troverete spesso nelle teorie del complotto di tutte queste persone che in qualche modo non si trovano nel mondo contemporaneo. Il virus è un'invenzione fatta apposta per dominare il mondo, ma la cosa più grave è che questa influenza, questa cattiva influenza che purtroppo ha fatto morire anche delle persone, purtroppo serve per portare il nuovo ordine mondiale. Vi vaccineranno tutti, vi toglieranno il contante, vi metteranno il marchio della bestia. E identificano i soliti personaggi che per loro sono il massimo della cattiveria. E questa piazza non ho paura di dire che i nemici dell'uomo si chiamano Soros e Bill Gates. Si chiamano Obama e Clinton! Soros in particolare per tantissimo tempo è stato visto come il burattinaio dei malvagi di tutto il mondo. Adesso il suo posto sembra sia stato preso da Bill Gates. Ebbene, queste persone rimproverano a Bill Gates di avere previsto il coronavirus, di averlo quasi programmato. Bill Gates già nel 2018 profetizzava una pandemia, poi simulata lo scorso ottobre nell'Event 201, in accordo con gli amici di Davos.
ed ormai da decenni si prodiga nello sviluppo di piani di depopolamento e controllo dittatoriale sulla politica globale. Non rendendosi conto che quello che ha fatto Bill Gates è semplicemente stato di amplificare quelle che erano le preoccupazioni della comunità scientifica, perché erano tanti anni che gli scienziati dicevano che sarebbe stato molto probabile l'arrivo di una pandemia di questo tipo, che avrebbe purtroppo colpito tantissime persone se non correvamo ai ripari. Today the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Non abbiamo ascoltato la scienza come non la stiamo ascoltando oggi per quel che riguarda l'emergenza climatica, e le conseguenze alla fine si sono viste, così come stiamo vedendo effettivamente le conseguenze di ignorare tutti gli appelli degli scienziati a proposito dell'aumento delle temperature. E non sono solo persone ingenue, poco informate, spaventate, che si lasciano suggestionare facilmente, da certi messaggi terrificanti, sono anche dei parlamentari. Il tutto mentre sta già pensando di distribuire il tattoo quantico per il riconoscimento vaccinale e i vaccini ad mRNA come strumenti di riprogrammazione del nostro sistema immunitario. Oltre a fare diversi affari anche con le multinazionali che possiedono le infrastrutture 5G negli Stati Uniti. Che posizione ha lei verso il 5G invece? Diciamo è tutto insieme la storia, perché il 5G è quello che faciliterà questo arrivo del nuovo ordine mondiale. La connessione con il 5G è che nelle sostanze che mettono nei vaccini fanno un'interferenza assieme con il 5G, vengono attivati. Qui c'è un condizionamento del nostro DNA, perché c'è un codice RNA che va a condizionare il nostro DNA, come se in pratica fossimo mutati geneticamente, come in alcune frutti, in alcuni semi. Quindi vediamo che effettivamente ci sono tante persone che sono spaventate da qualcosa che non riescono a capire, che anziché accettare il fatto che per contrastare un virus bisogna limitare il più possibile i contatti, proteggersi, usare la mascherina, lavarsi le mani, stare magari distanziati, anziché accettare questo preferiscono illudersi che il virus non ci sia. Un po' come essere dei subacquei che non credono che l'acqua possa farti affogare e che quindi vogliono nuotare respirando in acqua. Ecco, loro possono anche non crederci, ma che cosa succederà quando una persona prova a respirare sott'acqua? Affoga. La stessa cosa purtroppo avviene con i virus. Se noi non ci crediamo, se noi neghiamo che esistano e ci esponiamo a possibili contagi, molto probabilmente succederà che finiremo per contagiarci. Questo è un modo per mettere il bavaglio alle persone. Questa dittatura sanitaria. Pandemia è tutta una montatura. È chiaro che c'è una sfiducia diffusa, insomma, nei confronti delle istituzioni, che lo sappiamo, l'abbiamo raccontato tante volte anche nei video qui sul mio canale, nel mio libro Il Mondo Sottosopra, ne abbiamo parlato tante volte. Una sfiducia che nasce, che ha radici antiche, probabilmente dal caso Watergate, no? Dove si è visto che un presidente degli Stati Uniti ha mentito a tutto il paese per i suoi scopi illeciti, e da allora ha cominciato a sgretolarsi sempre di più la guerra in Vietnam, tantissime cose purtroppo che hanno dimostrato che non ci si può fidare sempre di chi ci governa. A volte invece vengono prese delle decisioni che si rivelano non solo utili, ma poi si dimostrano anche le più sagge. Addirittura lo abbiamo visto dalle colonne del New York Times, il più importante quotidiano del mondo. Il premio Nobel Paul Krugman ha fatto le lodi all'Italia per come ha affrontato questa emergenza e si è dispiaciuto profondamente per come invece negli Stati Uniti non si è fatto lo stesso, e anzi si è quasi voluto ignorare il presidente Trump, lo sappiamo, ha cercato in tutti i modi di sminuire la pericolosità del virus. Addirittura si è visto nei comizi di quest'estate del Partito Repubblicano parlare del virus come di qualcosa al passato, che riguardava i mesi passati, mentre in realtà i contagi non hanno mai smesso di crescere
crescere in tutti quei mesi e purtroppo gli Stati Uniti registrano il maggior numero di vittime, più di 6 milioni e 400 mila persone contagiate, 193 mila decessi. Quindi l'Italia effettivamente ha fatto forse la cosa migliore. All'inizio certo si andava a tentoni perché era la prima volta che ci si trovava di fronte a un'emergenza di questo tipo, ma le scelte fatte alla fine si sono rivelate quelle più giuste, imitate da altri paesi, e quelli che non le hanno prese purtroppo hanno subito conseguenze gravi. Gli Stati Uniti appunto sono un esempio di questo tipo. Ma la cosa forse più singolare è che le persone che erano in piazza a manifestare erano convinte che gli unici a poter salvare il mondo, a poterlo liberare, gli unici esempi, no, che si possono prendere come riferimento di democrazia sarebbero proprio Donald Trump e Putin in Russia. L'intervento di Trump. Ve lo ricordo, noi siamo un paese del patto atlantico. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America, ha voce in capitolo in Italia, sappiatelo. Della democrazia in cui ognuno sta dicendo cose importanti e principi fondamentali. È curioso come chi vede una dittatura in uno Stato democratico che assume dei regolamenti che cercano di aiutare le persone, invece vada alla ricerca di qualcuno che ha tendenze autocratiche, se non addirittura dittatoriali, e lo consideri un esempio di libertà e di democrazia. E che gli amici dei popoli liberi si chiamano Trump e Putin! Il servizio peggiore però alla informazione, alla cultura, alla prevenzione lo fanno tutti quei canali, chiamiamoli così, che dilagano ormai sul web, che spacciano le bufale che abbiamo sentito come se fossero verità sconvolgenti, come se fossero verità nascoste, e quindi si ergono a paladini del vero, a paladini del popolo e della libertà. Invece speculano semplicemente sulle paure delle persone, ben sapendo che non c'è assolutamente niente di vero in tutte queste fantasie che alimentano il più possibile. Ne abbiamo visti questi personaggi negli Stati Uniti, sotto processo naturalmente, perché questo loro alimentare, no, credenze irrazionali del tutto infondate, alla fine induce qualcuno a fare qualcosa di terribile, no, come è successo negli Stati Uniti, a prendere le armi, a uccidere delle persone. Noi ci auguriamo che questo non succeda mai nel nostro paese. Purtroppo il comportamento irresponsabile, li chiamiamo spesso complottisti, ma in realtà sono irresponsabili, sono persone che amano aizzare le folle, far credere loro di essere oppresse in qualche modo e presentarsi come dei novelli guidatori di rivolte che potrebbero finalmente restituire al popolo la libertà. E affinché questa piazza sia il primo focolaio e non quello che ci vogliono propinare le TV di regime, il nostro focolaio è questo, ed è il focolaio della libertà, della libertà. Popolo che, come abbiamo visto, insomma, si riduce a 1500 persone convinte che ci sia questa dittatura, e poi lo sappiamo, sono manipolati da questi personaggi che in realtà speculano solo e cercano di guadagnare sulla disinformazione. Io che tipo di studio ho fatto? Beh, sul web. Così ho letto in un articolo su Facebook un'intervista di un non ho capito, che uno se lo deve memorizzare per forza il nome. E poi ci sono quelli che invece alimentano questo malcontento per finalità di tipo politico, perché magari fanno parte di formazioni estremiste che cercano di guadagnare visibilità e potenzialmente posti di governo o nelle città, nelle province o addirittura in Parlamento. Oggi in piazza non ci sono bandiere di partito, solo un grande striscione, noi siamo popolo, frase che viene ripetuta ogni intervento. Poi sbircio dietro lo striscione e scopro che è realizzato con i manifesti di Forza Nuova e Fiamma Tricolore girati al contrario. Si vede anche la scritta l'Italia agli italiani. Le bandiere italiane sono ovunque, così indago. Può dire il fascismo si fa cagare? Chi lo dice? No, comunisti. Comunisti. No, se voti. Fino a quando io vivo dirò sempre Forza e Viverduce. Criminal!
questa piazza, no! Insomma, tutto questo, come abbiamo avuto modo di ripetere altre volte, non ci deve però sorprendere più di tanto, perché è in questi casi che entra proprio in gioco la cosiddetta dissonanza cognitiva. Le persone negano i fatti, li rifiutano, perché vanno contro quello che vorrebbero fosse vero. In cuor loro, loro sognano un mondo dove non ci sono questi virus maledetti e invisibili che ci colpiscono, e quindi pensare che non esistono e che è tutto un complotto paradossalmente è molto più rassicurante, oppure pensare che se ci sono, sono stati creati in laboratorio, perché immaginare che invece la natura possa rivelarsi contro l'uomo per il modo in cui viene trattata e quindi scatenare un virus, ovviamente senza volontà, ma è una conseguenza del modo in cui viene trattata la natura, gli animali, insomma, lo abbiamo visto in questi mesi. Beh, dicevo, è molto più rassicurante crederlo che non appunto pensare di essere in balia del caso. Ecco allora perché si vanno a identificare dei bersagli ben precisi, no? È colpa di Soros, è colpa di Bill Gates, Obama, che non si sa che cosa abbia fatto se non avere la pelle di un colore diverso da quello che tanti di questi personaggi vorrebbero, no? Oppure Hillary Clinton, ancora una volta tirata in ballo per tutte le fandonie della teoria del complotto di QAnon, che guarda caso era presente anche in queste piazze. QAnon, ne parleremo in un'altra occasione, è una di quelle teorie totalmente fantasiose, un gioco di ruolo quasi, che non ha nessun collegamento con la realtà, eppure incanta tantissime persone, no? E inizia a incantarle anche in Europa, anche nel nostro paese, tutte persone che sognano che Donald Trump le liberi da chissà che cosa. Vada retro, Satana, vada retro, vada retro! Ma è benedetta davvero? Sì, sono diacono, e quindi l'ho benedetta io. Dite la verità! Siamo gente per bene! E allora diciamo chi è questa gente per bene. Il diacono è Davide Fabri, che trovai senza camice alla manifestazione della Lega, e mi disse: da tu fai cagare! E insomma, ecco che queste persone finiscono credendosi di essere liberi pensatori, di informarsi, non si stanno informando, perché per informarsi bisogna sapere come fare, bisogna saper riconoscere le fonti credibili e attendibili, bisogna saper mettere a confronto le opinioni diverse e capire chi si può ascoltare perché porta le prove, porta le evidenze di ciò che afferma, e chi invece semplicemente apre la bocca e parla perché ha bisogno di farsi vedere, ha bisogno di raccogliere un consenso facile o insomma ha bisogno di speculare, come dicevamo, su chi vuole credere a queste fantasie. Ecco allora che queste persone non sono liberi pensatori, ma sono chiuse dentro la loro bolla e vedono solamente quello che vogliono vedere. Il rischio per tutte queste persone, se non si svegliano, e loro pensano di essersi svegliati e di aver capito tutto l'inganno, ma se non si svegliano per davvero, il rischio è quello di finire a essere delle pedine nelle mani di chi sa manovrare le pulsioni e le emozioni più profonde dell'uomo. Ci stanno ammazzando, svegliatevi popolo italiano, se ci siete, ci siete? E non si accorgono di avere abbracciato una fede religiosa, alla fine, che resiste solo quando si chiudono gli occhi di fronte ai fatti, perché lo sappiamo, l'abbiamo visto tante volte, noi preferiamo ascoltare le bugie rassicuranti piuttosto che le verità scomode. A presto.